Senatrice Rizzotti, ecco, visto la piaga dei disturbi alimentari, lei ha detto che il suo intervento è una piaga sociale, aveva anche presentato una sua proposta di legge. A che punto siamo? Ma certamente è una malattia sociale, perché colpisce ufficialmente più di 3 milioni e mezzo di persone, e si sa che il sommerso è ancora superiore, e con la pandemia e 2 anni di lockdown sono enormemente aumentati. Il Ministero della Salute ha detto che nei primi 6 mesi del 2020 è aumentata del 41% rispetto ai primi 6 mesi dell'anno precedente. Il mio disegno di legge è fermo in commissione, nonostante si sia dimostrato anche l'assoluta convergenza di tutte le forze politiche quando è passato il mio emendamento proprio sulla creazione del fondo dei disturbi del comportamento alimentare nella legge di bilancio del 2022, ed è fermo perché il Ministero dell'Economia non ha ancora dato il parere sugli emendamenti. Ora, io riprenderò assolutamente questo tema, visto che da una parte è stato creato il fondo, quindi si potrebbe cominciare da lì. Dall'altra, su un articolo, era il 580 bis, cioè punire l'istigazione al disturbo del comportamento alimentare, è già stato approvato una modifica del codice 580 sull'istigazione in rete al suicidio per gli episodi gravissimi della balena blu, e credo che la stessa cosa si debba fare per l'articolo 2 del mio disegno di legge. Penso che i tempi siano maturi, ci vuole la volontà, siamo stati giustamente presi da un'emergenza Covid, da tutte le serie di questioni adesso legate sanitarie ed economiche, e ora che si riprenda il lavoro parlamentare delle commissioni e si portino a conclusione testi che sono stato dimostrato quanto siano importanti.